Ciao ragazzi, benvenuti nella mod Vitala Gangster. Siamo di nuovo in compagnia di Tiffany e questo episodio sarà diviso in due parti perché altrimenti durerebbe un'ora. Ma non vi preoccupate perché tanto la seconda parte ci sarà lo stesso giorno. Quindi questo primo episodio uscirà alle 13.30 e il continuo alle 18. Quindi mi raccomando, non mancate. Comunque, in questo episodio ci saranno i preparativi per fare la rapina in banca. Ora ragazzi, sembra strano da dire, ma sono rimasto a corto di armi. L'unica arma decente che mi è rimasta è questa pistoletta. E poi si chiama anche così, pistoletta. Ma attenzione, faccio questo perché voglio farvi vedere una nuova mod. Questa mod ci permette di metterci in contatto con altre gang, dove poi possiamo comprare le armi da loro. Esempio, io contatto Ballas, gli dico: sentite Ballas, avete qualche arma da vendere? Loro dicono di sì, mi fissano l'appuntamento e mi dicono dove vederci. Quindi ragazzi, questa mod è una figata assurda ed è per questo che voglio farvela vedere. Poi numero 2, un membro della mia gang mi ha detto che la gang armena, non so se si chiama così, ma io la chiamo così, gang armena, è in possesso di un veicolo speciale, ragazzi. E che veicolo? Questo veicolo è una Nissan GTR Nismo. Quindi cosa voglio fare? Voglio rubarla per poi usarla per fare la rapina, perché sinceramente non ho voglia di buttare via una Ferrari o una Lamborghini che già abbiamo in possesso. Comunque, Tiffany, sei pronta? Che dobbiamo partire? Ok, dai, vieni, vieni. Comunque, ragazzi, ho preso questa macchina, ovviamente macchina rubata, sempre per il fatto che non voglio prendere le mie, altrimenti poi, diciamo, le distruggiamo e non ne vale la pena. Ok. Il membro della mia gang mi ha detto che questi tipi dovrebbero stare in uno sfascia carrozze e la Nissan dovrebbe stare lì, quindi vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Poi, se tutto va bene, la rubiamo, la portiamo dallo Santos Custom e gli cambiamo il colore. Comunque dovrebbero stare lì, ragazzi, in quello sfascia carrozze. Ok, Tiffany, mi raccomando, pronta a sparare. Io ovviamente, ragazzi, dove vado con questa pistoletta non lo so. Comunque ci proviamo, vai, vai, scendiamo. Armati, Tiffany, mi raccomando, ti devi armare. Vediamo se c'è gente. Ok, ci sono dei tipi. Iniziamo a sparare. Oddio, oddio, questa pistoletta, ragazzi, da lontano fa abbastanza schifo. Allora, vediamo se la zona è sicura. No, perché stanno arrivando dei cattivi e dobbiamo ammazzarli. Vai, Tiffany, grandissima, vai, 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 io ricarico. Ok, presi, presi, presi. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo avanti, mi raccomando, stammi dietro, stammi dietro. Ok, un tipo si è nascosto lì, eccolo, eccolo. Sei mio, sei mio, sei morto. Oddio, un cane. Ok, preso. Dove stanno, ragazzi? Dove stanno? No, ricarica, ricarica. Ok, preso, preso. Perfetto, perfetto. Ok, è rimasto l'ultimo, è rimasto l'ultimo. Vai Tiffany, ammazzalo, eccolo. Dove scappi, dove scappi? Oh, grande, ragazzi, lo abbiamo atterrato. Allora, vediamo un attimo dove sta questa Nissan Nismo. Dovrebbe stare qui. Oddio, sento altra gente, ma sei ancora vivo tu? Oddio, era ancora vivo questo. Era ancora vivo. Ok, vediamo un po' dove potrebbe stare questa Nissan Nismo. Ok, attenzione, eccola. Eccola, è di colore nero, per questo non riuscivo a vederla. Oh mio Dio, ragazzi, eccola qui. Nissan GTR Nismo. Tiffany, abbiamo fatto un ottimo colpo. Sei pronta a scappare? Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Fammi guidare, devo guidare io. Vieni, 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 non ti preoccupare, vieni. Oddio, che interni. Dai, prima che viene la polizia, sbrighiamoci. Ok. Oddio, ragazzi, arriva anche l'ambulanza, quindi dobbiamo subito levarci qui. Ok. Andiamo, 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 andiamo via. Perfetto, ragazzi. Abbiamo rubato la Nissan Nismo facilmente. Ora la portiamo da Los Santos Custom. Ok. 1,38 km. Oh, perfetto, ragazzi, perfetto, perfetto. Levatevi tutti, per favore, levatevi tutti. Dai, camion della Coca-Cola, per favore. Ora sicuramente arriveranno gli alleati di quelli, quindi dobbiamo scappare, assolutamente. Dai, piano, piano, che non voglio romperla, non voglio romperla. Vabbè, ora comunque la dobbiamo riverniciare, quindi
La possiamo anche riparare, non è un problema. Ok, andiamo di qua. Vai, 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 tira Franklin, tira, 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 tira questa macchina. Oh mio Dio, è velocissima. Oh, attenzione, vai, 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 vai ora. Oh, vabbè, top, ragazzi, questa macchina è velocissima. Quindi adatta per fare una rapina in banca. Ok, eccolo Santos Custom. Dobbiamo subito cambiare il colore. Vai. Ok, eccoci qui ragazzi, pronti. Oh, guardate che nissanismo. Ovviamente così andrebbe bene, ma siamo costretti a cambiare tutto. Armatura al massimo, freni al massimo. Quindi questa qui è modificata. Dobbiamo solo ovviamente cambiare la verniciatura. E la facciamo di colore, vediamo un po'. Oddio ragazzi, secondo me per una Nissan Nismo va benissimo il colore bianconeve. Quindi senza neanche pensarci due volte, colore bianconeve. Ok, possiamo anche uscire. Perfetto, eccola qui. Oddio, che bolide ragazzi, che bolide. Ovviamente io ve lo ripeto, potevo anche prendere la mia Lamborghini, la mia Ferrari, ma preferisco prendere un'auto rubata e allo stesso tempo veloce, tanto se si rompe durante la rapina ce ne freghiamo ragazzi, tanto ci serviva solo un veicolo veloce. Ok, abbiamo fatto tutto, ora cosa facciamo ragazzi? Dobbiamo chiamare la gang per comprare le armi, quindi si fa così. Chiamata, e guardate quante gang possiamo chiamare. In questo caso io voglio provare con i Ballas, quindi li chiamo. Ok. Dovrebbero aver risposto. Oh, perfetto ragazzi. Mi sa che il tipo c'è. Vedete, il tipo dovrebbe stare sulla mappa. Vediamo un po'. Ok, è in questa zona, vedete? Qui c'è la valigetta. E qui dovrebbe stare il tipo che ci può vendere le armi. Ok, andiamo subito. Oh, dai, taxi. Ti decidi? E vabbè, passo io. Dai, andiamo subito da questo Ballas. E soprattutto speriamo che ci fa dei prezzi giusti. Non voglio spendere molto, sinceramente. Ok. Oddio, vai. Testiamo anche questa macchina. Vabbè, subito se ne va. Subito se ne va. Non c'è neanche bisogno di testarla. È velocissima. Vai così, oddio, oddio. Ragazzi, quindi mi raccomando, non mancate per il continuo di questo episodio, perché ci sarà la rapina in banca, la vera rapina, con questa macchina ovviamente e con Tiffany. Dai, dai. Vai, vai. Ok. Dobbiamo fare tutto questo giro, oh mio Dio. Tutto questo giro per arrivare da questo venditore, che poi questo è The Ballas. Io ragazzi, diciamo, faccio così, perché comunque sono un boss, lo sapete, vorrei anche ammazzarlo, vorrei fare guerra ai Ballas e rubarmi tutto. Però questa volta preferisco fare, diciamo, le cose con calma, ecco. Cerchiamo un attimo di non fare casini con altre gang. Quindi anche loro in futuro vorrebbero comprare da noi, quindi non è un problema. Ok. Devo girare, per favore. Ok. Siamo quasi arrivati. 320 metri. Perfetto, perfetto. Il venditore dovrebbe stare in questo vicoletto. Vediamo un po'. Eccolo lì, ragazzi, eccolo lì. Tiffany, mi raccomando, non fare casini. Che questo sicuramente avrà qualche amico qui nelle vicinanze. Quindi mi raccomando. Posa le armi. Posa, leva le armi, leva le armi. Ok, mi raccomando. Ciao, ciao Ballas. Allora, cos'hai da farmi vedere? Vediamo un po'. Ok, sì sì, carta di credito. Allora ragazzi, vediamo un po' le armi. Andiamo in fucili d'assalto, eccoli qui. Oddio, e che prezzi! Buoni ragazzi, $2000 per una carabina speciale. Ci sta, ci sta. Quindi prendo questo, poi questo. Vabbè, ne prendo un paio ragazzi, ne prendo un paio. Poi, cosa possiamo prendere più? Andiamo in miscellaneous. E qui vende un po' di cose. Ah, ok, vende anche il giubbotto antiproiettili. Lo prendiamo. Poi, vabbè, un medikit. Un bull shark. Oddio, quante cose, ragazzi. Oddio! Abbiamo anche l'armatura. Abbiamo anche l'armatura da metterci addosso. E questa qui è perfetta, ragazzi. Oppure, lui ha detto che ci può anche offrire un suo membro in aiuto.
Oppure abbiamo anche l'airstrike, quindi possiamo anche lanciare dei missili, ma sinceramente non ne abbiamo bisogno. E neanche di questa, perché sinceramente voglio combattere, come dire, con i vestiti, normale ragazzi, non voglio mettermi nessuna armatura potente. Vediamo se ci sono altre armi, tipo, sì, ecco, tipo questa, 875. Prendiamo anche questa. Top ragazzi, direi che abbiamo preso tutto e a posto. Oh, anche la Molotov, vabbè, prendiamola. Perfetto, perfetto. Abbiamo comprato tutto, ragazzi. Abbiamo comprato tutto. Ora questo qui dovrebbe darci le armi. Eccole qui. Grande. Grazie mille, amico mio. Eccole qui, ragazzi. Possiamo anche andare via. Vieni, vieni, Tiffany. Andiamo, andiamo, andiamo. Grazie mille. Abbiamo fatto degli ottimi affari. Grazie mille, grazie mille. Arrivederci. Oddio! No, ragazzi! È stato intercettato lo spacciatore di armi. Vedete? È stato spottato. Andiamocene, andiamocene, andiamocene. Ritorniamo nel quartiere. Oh, perfetto, ragazzi. Abbiamo fatto degli ottimi acquisti. Ottimo, possiamo anche ritornarcene qui. Allora, dove possiamo parcheggiare la macchina? La mettiamo. Non so dove metterla, ragazzi. Vabbè, facciamo il giro di qua. Piano, piano, Franklin. Perfetto, ragazzi, perfetto. Abbiamo comprato tutto. La macchina la posso mettere anche qui. Oh, e dai, non la rompere. Ok, controlliamo le armi. Beh, sì, ragazzi, guardate qua. Abbiamo comprato questa. Ok, poi abbiamo questa. Che top. Abbiamo comprato un po' di cose, quindi sono contento. Comunque ragazzi, vi ricordo che il continuo, la rapina in banca, ci sarà alle 18. Mi stavo affogando. Mi raccomando ragazzi, non mancate alle 18. Ciao!